Innanzitutto darei la parola alla segretaria generale della CGIL, la Mussa. Vorrei provare a non fare un comizio, perché mi pare che la relazione che è stata proposta invece meriti di fare qualche riflessione che vada un po' oltre il dibattito a cui abbiamo assistito in questi due anni dopo che il governo del professore voleva insegnarci come vivere e non mi pare che abbia avuto particolare successo. Rammento le dichiarazioni, bisogna cambiare la vita degli italiani come teorema che introduceva una serie di decreti e di leggi successive. Non si può, credo, affrontare un tema come quello del commercio nella sua accezione più ampia senza provare a dirci se noi abbiamo un'idea di quale società ci immaginiamo. Perché tutta questa discussione, se la facciamo in nome del livello di libertà di impresa, facciamo esattamente lo stesso disastro che il mondo ha fatto in nome della libertà della finanza. Facciamo esattamente la stessa operazione. Alla fine arriviamo a un punto, 6 anni di crisi violentissima nel nostro paese, ancora di più, in cui ci diciamo, ops, mancavano le regole. Forse bisognava introdurre delle regole, forse bisognava avere l'idea che dei modelli di sviluppo bisognava parlarne e che dire che l'unico problema è quanto vale un pezzo di carta in termini di euro, di dollari, perché si possa moltiplicare, non determina la crescita del mondo. Questi 6 anni abbiamo vissuto tra austerità e l'idea che le esportazioni avrebbero risolto i problemi, poi abbiamo scoperto che c'è un tetto ai consumi e bisogna ripartire da qui. 6 anni di crisi cambiano la percezione delle persone e cambiano le propensioni ai consumi. C'è un tema di reddito nel nostro paese perché aumenta la fascia di povertà e la fascia di povertà relativa, ma c'è un tema di cambiamento della percezione del rapporto al consumo delle persone, perché l'idea che l'unico metro di misura della propria vita sociale sia il livello di consumi è stato cancellato dalla crisi, che ha posto un altro tema. Che ha posto il tema della qualità dei consumi, del rapporto tra consumi, ambiente e territorio, dell'idea dei consumi collettivi, dell'idea del risparmio. Di tutte queste cose vogliamo discutere, sono un po' più rilevanti di quante ore di libertà di apertura ho, perché indicano qual è il tema della società che abbiamo di fronte. Secondo, ci sarà una ragione per cui il nostro paese continua a essere in crisi mentre nel resto d'Europa comunque una parte degli effetti di perdita di PIL della crisi sono stati recuperati? L'esordio della crisi, l'Italia e la Germania perdono 5 punti di PIL. Noi oggi siamo a meno 9, la Germania è a più. Ci sarà una qualche differenza, una qualche ragione. Forse c'è come si vende il proprio paese. Noi siamo proprio sicuri che l'immagine che dobbiamo offrire al mondo dell'Italia sia quella che abbiamo già tanti centri commerciali e ci stiamo scannando sul tema della grande distribuzione e nel frattempo non abbiamo il parco archeologico di Pompei? O forse abbiamo il problema che dobbiamo pensare che paese abbiamo di fronte e a quel punto il commercio, gli alberghi, il turismo vengono in sequenza di un'idea di paese che tu hai. Non ci immaginiamo che arriveranno flotte di turisti perché c'è la grande distribuzione aperta la domenica, perché New York è piena di flotte di turisti e chi vuole va in Quinta Strada scopre che non è vero che la domenica è tutto aperto, perché noi raccontiamo un mondo che non c'è nel nostro provincialismo e nell'idea che guardare agli altri non fa differenza e possiamo riprodurre i modelli. La sessione ONU sul tema delle donne durante la domenica ci siamo fatti a New York in lungo e largo e non abbiamo trovato tutto aperto, pronto al turista di passaggio. Le regole in realtà ce le hanno tutti e questa idea che si possono cancellare le regole è l'idea che non si abbia un'idea di paese di quale modello di sviluppo. Noi abbiamo il problema di un modello di società. L'Italia oggi ha questo problema e ci vorrebbe qualcuno che avesse una visione di dove si va anche per dedicarci le risorse. Poi abbiamo un tema che è come siamo fatti.
Scusa, abito a Milano anch'io, potrei raccontare un'altra Milano, ma vorrei invece raccontare che cos'è oggi girare per alcune città del mezzogiorno del nostro paese, dove tu hai i corsi principali, dove sono più le saracinesche chiuse che quelle aperte. È un tema di rapporto tra grande e piccola distribuzione? No, è un tema di impoverimento del paese e del fatto che i consumi sono in alcune zone totalmente crollati. Allora di cosa stiamo discutendo? Continuiamo a discutere che se il 1° maggio i negozi sono aperti c'è una straordinaria esplosione dei consumi, ma di cosa raccontiamo? Noi abbiamo un dato, ormai ce l'abbiamo perché Monti per fortuna è passato da un po' di tempo, il dato vero, lo dico Federdistribuzione, l'occupazione della grande distribuzione nel nostro paese è diminuita in questi 2 anni. Abbiamo fatto procedure su procedure di mobilità, di chiusura, di riduzione e quando ci avete raccontato, perché ce l'avete raccontato insieme al Presidente del Consiglio, quando noi dicevamo scusate c'è la crisi ma volete fare il provvedimento in questa stagione, che cosa vi aspettate? Ci avete raccontato che esattamente l'apertura alla domenica avrebbe rappresentato il riequilibrio rispetto alla crisi. Siamo qui, siamo a un peggioramento delle condizioni dei lavoratori, al fatto che quel settore è un settore che si è impoverito e che le procedure di mobilità e di licenziamento hanno messo in discussione non solo le aperture, ma hanno messo in discussione l'idea che l'unico terreno di sviluppo fosse quello di moltiplicare i centri commerciali in ogni centro urbano. E abbiamo costruito una situazione per cui abbiamo cittadelle commerciali ai confini della città a 800 metri di distanza l'uno dall'altro, e che scegliere un settore voleva dire la chiusura di un altro pezzo, perché poi le case sono case, non è che ci mettiamo 18 mobili in più perché arriva l'IKEA, cioè a un certo punto un arredamento non l'avrebbe fatto 10 giorni, immagino, anche perché i redditi sono questi. È l'idea che l'unica cultura sia quella dell'acquisto che non funziona più, e la seconda idea che non funziona più è che c'è una libertà di qualcuno che è più importante della libertà degli altri. Io contesto che sia ragionevole che la libertà di impresa la si può scaricare in queste condizioni dei lavoratori. C'è una libertà anche nella dignità del lavoro delle persone, è un altro elemento di fondamentale libertà. Allora devo dire che siccome noi siamo in presenza della disdetta pressoché generalizzata nella grande distribuzione degli accordi in cui appunto si contestano i diritti acquisiti rispetto alle domeniche precedenti e così via, forse non c'è proprio questa grande libertà della dignità del lavoro, c'è molto un'idea della libertà dell'impresa di fare quel che vuole. Non mi pare che siamo andati lontani con questo modello. Allora, io credo che la discussione vera che dobbiamo fare è che obiettivo di questo paese e in coda a questo quali regolazioni proponiamo. La mia organizzazione, che è quella che ha organizzato la festa non si vende e che continua a pensare che la festa non si vende, non ha mai sostenuto che non ci possano essere degli orari differenti, non ha nemmeno mai sostenuto che tu pur la domenica sia un tabù. Ma comincio a pensare che invece bisogna dire che è un tabù l'idea che non c'è mai un momento in cui i negozi sono chiusi, perché c'è un problema di idea di vita delle persone che bisogna proporsi, c'è un'idea, un problema di come è fatto il nostro territorio, e poi ci sono alcuni temi di cui non discutiamo più ma che io vorrei discutere. Città senza negozi sono un pericolo per le donne, ma possiamo dire così? Che c'è un problema di qualità della vita e di qualità del territorio che è fatta anche da avere un portone in cui entrare o un negozio in cui entrare in certi momenti. È la vecchia discussione che facciamo sull'illuminazione e la vita serale, che non è uguale per uomini e donne. È un costo sociale? Sì, è un costo sociale, ma se vogliamo una società equilibrata dei costi sociali bisogna pagarli e bisogna anche decidere qual è il punto di equilibrio. Vuol dire difendere tutti i piccoli negozi, ma manco per idea, anche perché come dire, non è che lì siamo al ben godi delle condizioni di lavoro mentre abbiamo il conflitto dove c'è la regolazione della contrattazione, ma c'è un problema di qualità del nostro tessuto urbano, c'è un tema che si chiama, siamo certi che un paese che invecchia con queste dimensioni l'unica possibilità di acquisto sia che le persone abbiano la macchina e si allontanino dai comuni per arrivare nelle cittadelle dell'acquisto? O stiamo decidendo una forma di un'autosufficienza di una parte della popolazione anziana che in genere è quella che continua a risiedere nei paesi di montagna piuttosto che nell'Appennino, piuttosto che nei piccoli centri?
una visione di che cos'è un paese parte anche da queste cose qui, parte dall'idea che non bisogna avere l'invidia del resto del mondo, perché loro avranno magari delle cose che ci piacciono e ce l'avranno tante altre. Io poi devo dire l'invidia della Lituania non riesco ad averla, con tutto il rispetto dei lituani, cioè non mi pare che possiamo fare la concorrenza tra i paesi che hanno bisogno di riacquisire la vecchia dimensione europea, quella che noi abbiamo costruito. Bisogna anche provare a misurarsi rispetto a chi guardiamo. Allora, io credo che noi sulla liberalizzazione, diceva rivolta prima, bisognerebbe fare una discussione. Io credo che ne abbiamo fatte tante, non siamo mai arrivati a una conclusione, perché poi c'è sempre chi spiega che la liberalizzazione è la garanzia del libero mondo e delle libere persone. Non vorrei intrattenervi su Telecom, ma sarebbe interessante a proposito di come si sono fatte le liberalizzazioni in questo paese, e sarebbe anche interessante a proposito di modelli di consumo e di nuove tecnologie e modelli di consumo, perché poi noi possiamo raccontarci che il mondo è andato sulla rete, dovremmo anche raccontarci che abbiamo buttato via un patrimonio di tecnologie e competenze in ragione della liberalizzazione, e oggi la rete ce la porta al resto del mondo perché noi non siamo in grado di essere produttori di tecnologia. Amen, perché poi non si può solo guardare quel che è successo, ma da quel che è successo potremmo imparare. Allora, la liberalizzazione e la libera concorrenza, che confini hanno? Noi siamo il paese, stiamo diventando il paese degli appalti. E si può dire, perché c'è chi lo dice, che bisogna smetterla, che abbiamo troppe regole, che bisogna semplificare. Non guarda caso si comincia sempre a semplificare dai certificati antimafia, non so come mai, ma sempre da lì si comincia. Il confine non c'è più. Vorrei dire che c'è un problema straordinario di dignità delle condizioni di lavoro e di retribuzioni, ma c'è un altro straordinario problema. Se non c'è regola, la concorrenza è il cannibalismo, non è la libera concorrenza, perché si può esercitare su qualunque cosa. Invece c'è un punto in cui ci dovrebbero essere delle cose che sono al riparo, che sono uguali per tutti, che si chiamano applicazione dei contratti, che si chiama il fisco, che si chiama le regole di convivenza in un paese. Se quelle non sono uguali per tutti, l'idea di libera concorrenza che c'è un minuto dopo si chiama cannibalismo, e chi paga sono i più deboli, che in questo caso sono i lavoratori e i consumatori uguali, perché anche su di loro si può esercitare. Allora, credo che lo sforzo che bisognerebbe chiedere alla 10ª Commissione, ma alla Conferenza delle Regioni, è quella di tornare a un'idea di regolazione generale del sistema. Un'idea di regolazione generale del sistema che certo c'ha sempre i problemi quando dico area vasta, l'area vasta di fianco, come la metto insieme, perché il nostro territorio è, come dire, e che però pone come primo tema quello di avere un'idea di qual è il territorio che si vuole valorizzare e per che cosa lo si vuole valorizzare. E se no il nostro investimento si chiama turistico, bisogna decidere qual è il punto di turismo che tu valorizzi. Il turismo culturale non è lo stesso di quelli che con qualche invidia stanno facendo due bracciate intorno a noi. Hanno forse bisogno, anche sul piano dei negozi, orari, alberghi, hanno forse bisogno di risposte diverse, hanno forse bisogno di risposte di trasporti diverse. E allora tutto questo ci conduce al fatto che una politica vera non la fai ignorando le correlazioni tra tutte queste questioni, e che non puoi farla con un decreto che ti arriva un giorno e ti spiega che cos'è la libertà, perché ne deriva un disastro. Allora io credo che il tema che va riproposto è il rapporto tra scelte di regolazione e programmazione territoriale, perché dentro la programmazione territoriale tu c'hai dall'urbanistica alla quanti centri commerciali fai, ma anche qual è l'idea di sviluppo e di promozione del tuo territorio, di che cosa ci aggredi intorno. Ci avrai bisogno di qualche libertà di orari intorno, ma probabilmente non ci sarà nessun conflitto, perché è chiaro rispetto a quale modello di sviluppo, rispetto a quali garanzie dell'occupazione, rispetto a quali qualità della condizione, ma non aprirai nel deserto delle domeniche solo per sancire che bisogna abolire il 25 aprile, il 1 maggio e Natale, che trovo, come dire, un'ingiustizia. Questa è l'ultima cosa che voglio dire, ma noi abbiamo un'idea della socialità delle persone e della loro dimensione?
Io, per carità, ci sono giovani che pensano che possono anche morire in una banca a Londra per riuscire a fare carriera, ma è questa l'idea del modello che noi vogliamo proporre della società futura? Oppure abbiamo un'idea che bisogna costruire un equilibrio tra la vita di lavoro e la vita delle persone? Noi abbiamo celebrato per un lungo tempo un modello che era fatto dell'idea che bisognava abbandonare gli studi e andare a bottega a 14 anni. E oggi ci rendiamo conto di quale crudeltà c'è dentro quell'idea, che è una libera scelta per famiglie, per carità. Oggi ci si rende conto che invece il grande problema si chiama formazione permanente, formazione continua e incremento dell'istruzione. Allora siamo sicuri che il modello deve essere quello, non c'è più tempo, c'è solo un lavoro, oppure dobbiamo avere un'idea diversa? E se dobbiamo avere un'idea di sociale, di gente che non si scanna, forse qualche volta è meglio un cinema, è meglio una festa, è meglio il rispetto delle opinioni religiose di chiunque, è meglio l'idea che si possa leggere un libro, che non l'idea che si debba tutti stare nell'aria condizionata di un centro commerciale.